Beh, diciamo che questo turno di riposo, anche se non abbiamo giocato, abbiamo usato per prepararci contro la sfida di Cantù, perché dai, giochiamo in casa, ci servono assolutamente 2 punti, abbiamo visto che negli altri, questo turno appunto, i risultati sono stati un po' favorevoli, mentre Renato che vince a Pesaro, quindi è andata a 6 punti. L'unica Teramo che ha perso a Cantù appunto è Cremona che ha vinto in casa con Caserta, quindi dobbiamo sicuramente riprendere. Le impressioni sono molto positive su questa partita perché dai, sappiamo che col pubblico che ci darà la nostra mano, quindi giochiamo contro una squadra che sta passando molto bene anche l'Eurolega, anche in campionato, quindi vorremmo dare il nostro massimo e abbiamo bisogno di una vittoria. Sì, sta finendo il 2011, adesso ci aspetterà anche un tour de force di partite fino a metà gennaio, dove siamo consapevoli che se facciamo bene darà una bella impronta positiva al nostro campionato per chiudere in bellezza appunto il 2011 dopo la promozione. Stiamo già guardando molte situazioni di gioco di Cantù, già la scorsa settimana abbiamo provato la nostra difesa appunto contro i loro giochi, stiamo veramente preparando bene la partita, sia fisicamente che tecnicamente che mentalmente. Beh, dai, diciamo che già il nome Basile a me fa molta paura, poi vedo proprio come ha fatto a Bilbao, non è stato veramente incollato, poi da tutti i giocatori Cantù ha una squadra da alti vertici e lo stanno dimostrando. Secondo me possiamo pensare questa vittoria con Cantù perché abbiamo visto che questo campionato tutto è possibile. Anche contro Milano ci davano per morti, abbiamo fatto vedere che noi ci siamo, che vogliamo esserci, vogliamo essere protagonisti in questa serie.